Buongiorno, noi pensavamo, Vittorio, di, non dico non tornare, avremmo sperato, gufato di poter tornare più volte, mentre invece ci troviamo a tornare intanto per un motivo importante, quello di ringraziare tutti coloro che hanno avuto la bontà e la pazienza di vederci e di ascoltarci. Vedete che manca per adesso un nostro amico, però è sostituito da un altro che sta sul lato sinistro. Ecco, è arrivato, prego, accomodati. È arrivato il nostro amico Mauro Pantani, come al solito. Concorsa. Avuto sempre un Pantani. Sempre. Però un Pantani lo avremmo avuto sempre, in quanto abbiamo il piacere, tra l'altro, di avere con noi ospite, perché è venuto in visita qui a Lecce, l'altro Pantani, un Pantani senior, perché lui è Pantani junior, il quale un po' di responsabilità ce l'ha, quella di averci mandato qui, e purtroppo Mauro ce lo dobbiamo sopportare, visto che non l'ha voluto sopportare lui, però ce l'ha mandato qui. Quindi io do il saluto al fratello di Mauro, sperando che nell'ombelico del mondo ci possano vedere. Sì, a Foiano. In quel sobborgo che diciamo. Magari a Firenze forse non tanto, però a Foiano ci vedono. Sicuramente ci vedono. Quindi stiamo scherzando e cerchiamo di mantenere nell'ambito scherzoso la nostra profonda amarezza e delusione per come si è concluso il campionato. Il nostro non è il senno di poi, ma fino all'altro giorno noi abbiamo detto, adesso poi vi passerò la parola e voi vi scatenate, fino all'altro giorno abbiamo detto che avremmo gufato, e che è una cosa che per me non va fatta, comunque l'ho fatta, quello di gufare sulle disgrazie altrui, e abbiamo sperato. Purtroppo le nostre speranze sono state vanificate da quello che è l'andamento normale del campionato. L'andamento normale del campionato che per me si estrinseca in due cose. Quello che ha detto Mannini e di cui abbiamo parlato la settimana scorsa, poteva dirlo prima e non dopo, e quello che ha aggiunto Bollini, perché sarà pure una brava persona, ci mancherebbe, anzi ha la faccia pure di brava persona. Bollini ha detto testualmente che lui comunque la coscienza ce l'ha a posto, perché ha fatto la media di 1,80 e avrebbe fatto 70 punti. Quindi sarebbe entrato nei play-off. Caro signor Bollini, non dimentichi, perché è giusto ricordarlo, che alla 26esima giornata, con Bollini allenatore, il Lecce era terzo in classifica. Come mai alla 38esima giornata, sempre con Bollini allenatore, il Lecce è sesto in classifica? Ho finito, lascio la parola al mio amico Vittorio. Mario, sì, tu hai parlato di delusione e la delusione è tantissima, perché nessuno all'inizio del campionato aveva potuto pronosticare che il Lecce alla fine del campionato si sarebbe classificato al sesto posto, cioè a poche distanze dal centro classifica. Quindi è un fallimento totale quello che c'è stato e che dobbiamo registrare in questo fine campionato. Le ultime giornate potevano sovvertire un po' i pronostici, potevano cambiare un po' le cose, però sapevamo che la penultima giornata tutte e quattro le squadre, Juve Stabia, Matera, Lecce e Casertana, giocavano in casa con avversari abbordabili, e quindi era una giornata interlocutoria, e lo è stata perché tutte e quattro hanno vinto. Si sperava nell'ultima giornata, dove c'erano degli scontri un po' particolari, però nell'ultima giornata si sono verificati quattro pareggi. E noi ci siamo uniformati a loro, quindi la classifica non è cambiata per niente. Noi siamo andati a finire al sesto posto, quindi è una stagione fallimentare sotto tutti i punti di vista. Adesso che è tempo di esami e di bilanci, cosa dobbiamo dire? Chi è stato il responsabile di questa situazione? Io, Mario, secondo me la responsabilità la dividerei tra allenatori e giocatori al 50%, perché non è possibile che i giocatori abbiano vinto a Salerno, abbiano vinto a Benevento e poi abbiano perso ben 11 partite, delle quali 9 fuori casa con squadrette di centro o bassa classifica. Invece, a proposito di questo, io voglio chiedere al mio amico Mauro, che tra l'altro, avendo calcato i campi di calcio
proprio direttamente può dare. Il Lecce, la cosa che mi è strana rispetto alle altre squadre che ci hanno preceduto, ha fatto 48 punti in casa contro 19 fuori casa. Questo gap tra dentro e fuori è abnorme, in quanto io ho visto le partite in casa, 3.000, 4.000, talvolta 5.000, 2.500 spettatori in un campo che da sempre è stato detto non essere un campo che trascina il dodicesimo uomo, in quanto la porta dista dalla curva almeno 50-60 metri, il centrocampo dista dalla tribuna una trentina di metri, cioè è un campo lontano dove il calore del pubblico è relativo, quindi non può essere il calore della fossa dei leoni, come si suol dire, ad attivare i 48 punti in casa e i 19 fuori casa. Perché prima di rispondere a questo, Mauro, un secondo soltanto, Mauro, poi ti lascio la parola subito. A proposito degli spettatori, io ieri sera mi sono divertito a vedere un po' la media spettatori di questo campionato. 4.000 media spettatori a partita, 4.202. Per trovare una media del genere dobbiamo ritornare indietro di 50 anni, quando si giocava al Carlo Pranzo. Al Via del Mare non abbiamo mai registrato meno di 4.202 spettatori a partita. Questo è un dato statistico che è indiscutibile. Vai, Mauro. Io volevo dire questo, prima di rispondere alla domanda Cavatecchia, è una domanda pertinente e anche su cui bisogna fare delle riflessioni. Vorrei dire che i fallimenti di cui parlavate tutti e due voi prima non sono fallimenti che si possono riferire solamente a quest'anno. Il totale fallimento, e totale è un termine che dice tutto, riguarda essenzialmente, tu Vittorio non lo vuoi dire, ma riguarda essenzialmente la società. Una società che in 3 anni, comprando e spendendo e espandendo, secondo quello che dicono i giornali, poi io non sono certo, io non voglio mai fare conti nelle tasche degli altri. Io penso anzi che invece sia la solita storia di ti do due gatti se mi dai un cane, insomma, capito qual è la storia. Però detto questo, il fallimento è totale nei 3 anni. Tutti quanti giornalisti, ex giocatori, me compreso, abbiamo sempre considerato la rosa del Lecce una rosa e un organico assolutamente il migliore di quello che poteva succedere. Ma non abbiamo tenuto conto di una cosa. Noi abbiamo tenuto conto del fatto che evidentemente questa rosa o era guidata male, e secondo me è stata sempre guidata male, da Bollini, da Pagliari, da Lerda non ne parliamo, insomma è stata una gestione triennale fallimentare, proprio perché chi era stato messo al comando, chi doveva essere quello che guidava un gruppo di giocatori validi, non era all'altezza, non sono mai stati all'altezza. La richiesta che noi facemmo 3 anni fa, io lo dico noi perché l'abbiamo fatta da questa emittente, l'abbiamo fatta in tutte le emittenti, era che prendessero un allenatore che riuscisse a dare quello che si chiama un'impronta di gioco e anche una motivazione. Il Lecce ha giocato tutti i 3 anni, ogni partita in maniera diversa dall'altra, cioè non si vedeva nessuna impronta tale che dicesse oggi abbiamo iniziato un ciclo e questo ciclo lo portiamo avanti perché siamo sicuri. Il Lecce non è mai stato, vuol dire che la colpa maggiore sta nel manico, non c'è altra possibilità. Detto questo, poi quello che avete detto mi sta bene tutto, per quello che riguarda i 48 punti, e hai fatto bene a farlo notare, c'è qualche cosa che non va bene. Uno che faccia circa i 3/4 non ha riscontro, tu che fai la statistica, i 3/4 nelle squadre che ci precedono non ha riscontro che si faccia un quinto i 4/4 le fai in casa e sono enormemente le 9 sconfitte esterne, ma non è possibile perdere 9 partite fuori casa, assolutamente. Ma c'è un motivo. Però Mauro, tu parli di fallimento nei 3 anni di completo fallimento, sì. Beh, i primi 2 anni io non direi proprio fallimento, perché una squadra che arriva all'ultima partita, alla finalissima, e perde negli ultimi Vittorio, minuti, ma questa era per una punizione, ma questa era la squadra, Mauro, che l'anno primo giocava in Serie A. Madonna, sì. Ce n'erano 9.
che l'anno prima avevano giocato in Serie A. Sì, sì, ma voglio dire un'altra cosa. In Serie C è un altro livello. Cioè. Sì, voglio dire un'altra cosa, chiedo scusa. Ed è questa. In effetti, sì, la squadra poi è stata cambiata, però noi abbiamo notato che non c'è mai stata chiarezza, a mio parere, per quanto attiene l'allenatore. Non c'è stata chiarezza da parte della società. E mi spiego. La società inizia con l'Erda il primo anno. Benissimo, noi sappiamo che l'Erda era stato allenatore anche nelle precedenti gestioni di Tesoro, credo con la Propatria, forse col Como, forse sì. Mi sto sbagliando con qualcuno. Con la Propatria, era stato allenatore. Benissimo. Allora, si può benissimo essere licenziati, esonerati durante la conduzione e poi ripresi, per carità. Io voglio ricostruire. Nel primo anno noi abbiamo constatato fuori l'Erda, dentro Toma e dentro Gustinetti, con i risultati che sappiamo, perché questi cambi hanno comportato. Allora tu ti aspetti che inizia il secondo anno in maniera diversa. Bene, il secondo anno inizia in maniera diversa, con un albergo dalle porte sempre aperte, un allenatore nuovo che è Comoriero, responsabile di niente, poverino, becca le quattro sconfitte iniziali, viene esonerato. Chi viene richiamato? Franco Lerda, per carità, io non è che ce l'abbia un Lerda, anzi voi sapete che l'ho difeso spesso. Viene richiamato Lerda che tenta un'impresa, la fuga rispetto al terzo posto, cioè va avanti, va avanti, va avanti, alla fine esplode a Frosinone con gli annessi e connessi, 7 mesi di squalifica ridotti a 4. Si riparte per il terzo anno, ti aspetti che non ci sia più un allenatore che ha preso 7 mesi e che per i primi 4 mesi debba eventualmente stare in tribuna, no? Si riparte con lo stesso allenatore dell'anno prima, della Propatria, sempre. Quindi c'è qualche nesso fra, uno dice, la proprietà liberissima di fare le scelte che vuole, però dovrebbe spiegarci come esonera l'allenatore e poi lo richiama, lo esonera e poi lo richiama, va in un'altra parte e lo richiama. Può essere che l'hanno adottato. Per carità, è un'adozione, ma non a distanza, vicino. Dopodiché questo allenatore viene bruscamente esonerato, iniziale, nuovamente. Se ne prende un altro, il quale non gli si dà manco il tempo di disfare di le valigie, respirare l'aria. Di respirare, che viene solo perché ha fatto 8 punti in 5 partite, viene mandato via. Benissimo. Arriva un terzo che non ha mai allenato in Serie C, ma è stato un ottimo preparatore di giovanili, ha avuto un ottimo maestro in Reia, gli è stato secondo addirittura, per carità, è un uomo di buon polso, il quale però a fine campionato dice: ma io ho recuperato Miccoli, per esempio. Il che mi sembra veramente un'assurdità. No, recuperato dove e quando? Se questo calciatore non ha mai giocato praticamente questa seconda annata. Quindi uno si aspetta che debba essere l'uomo in più, invece non lo è. Allora qua ci siamo presi in giro, diciamocelo. Mario l'ha soprattutto offeso, Miccoli. Non l'ha saputo gestire innanzitutto e l'ha offeso facendolo riscaldare per mezz'ora e poi lasciandolo in panchina in una partita e in un'altra giocare. Partita facendolo entrare quando stavamo vincendo 3-0, facendolo entrare all'86esimo, a 4 minuti dalla fine della partita. Allora, lasciamo stare questo. È deprimente quello che è successo, è deprimente. Un signore che non vive la realtà locale nostra, come il fratello di Mauro, che però non dimentichiamo, è stato un calciatore, quindi ne capisce di pallone. Indubbiamente si aspetta che dinanzi a 3 risultati consecutivi che sono stati deludenti, almeno questo possiamo dirlo, deludenti per la tifoseria leccese, si aspetta che ci possa essere una ricostruzione, un cambiamento vero, generale, partendo dall'alto per arrivare, perché è evidente che, come avete voi, la situazione a questo momento è una situazione fallimentare, perché non ci sono altre parole da aggiungere. Detto da un signore che non vive a Lecce, ma che legge e sente del Lecce da lontano, situazione fallimentare.
Ora, detto questo, che cosa ci auguriamo noi? Ci auguriamo che si possa riprendere. Qua sentiamo dire Ferrero vuole pigliare il Lecce, quell'altro vuole pigliare il Lecce, il Bologna se va o non va. Io vorrei fare una piccola precisazione, confortato da voi due, ed è questa: chiunque venga della Serie A sarà il benvenuto per un paio d'anni, precisando che le ambizioni del Lecce possono finire solo in Serie B, perché se Ferrero Sampdoria dovesse pigliare il Lecce e il Lecce andare bene e portarlo in Serie B, la gente deve sapere che dalla Serie B alla Serie A non lo può portare, perché o lascia la Sampdoria e piglia il Lecce o viceversa. Quindi è qualcosa di temporaneo, di occasionale. È giusto, no Mario, adesso è finito il campionato, finito con queste delusioni, però ecco, a proposito delle delusioni, non dimentichiamo che siamo stati battuti nel primo anno dal Carpi, che è andato in Serie A. Il secondo anno abbiamo trovato sulla nostra strada Perugia e Frosinone, che si stanno comportando bene, Frosinone sta rischiando di andare in Serie A. Quest'anno abbiamo incontrato una super Salernitana, quindi dobbiamo riconoscere pure i meriti degli avversari. Quando parliamo di fallimento totale, dobbiamo essere onesti, diciamo più che obiettivi. Diciamo una obiettivi. Sopravvalutazione che ha dato luogo a questo, Questo risentimento. Adesso la situazione è veramente strana. Cioè, strana in quanto il patron Savino Tesoro ha detto che fino al 30 giugno guiderà la società, dopodiché lascerà la società. Allora viviamo giorni veramente difficili, giorni in cui non sappiamo quello che succederà, viviamo nel buio, sentiamo di queste cordate, cordate che sembrano anche fatte da persone per bene, persone sensibili, persone esperte anche di calcio, ma che fattivamente e attivamente non si stanno prodigando tanto. Ho l'impressione che, non dico che si stiano facendo pubblicità, però non stanno mettendoci quell'impegno, Vittorio, che sarebbe necessario in un'occasione del genere. Io sono dell'avviso che fa morto un papa, se ne fa un altro. Sentiamo che dice allora, Mauro. Il problema è molto semplice. La famiglia Tesoro, purtroppo, e lo dico con dispiacere enorme, perché non fa mai piacere convalidare quelli che sono situazioni che avete detto tutti, lo diciamo, cioè un fallimento non fa mai bene a nessuno, neanche a chi l'ha generato. Ma detto questo, c'è la possibilità oggi come oggi che una cordata possa quantomeno riscriversi al campionato successivo? Perché la mia sensazione è che ci sia un disimpegno generale. Se questi Tesoro se ne vanno, a chi la lasciano la società? La lasciano ai politici, la lasciano all'amministrazione comunale, il quale si darà da fare perché Lecce torni a essere quel caposaldo calcistico di tutta la parte bassa della regione Puglia? Io non lo so se è così, io so soltanto una cosa, che oggi come oggi siamo in una situazione terribile, non esiste nessuna premessa perché le cose si possano aggiustare. Perché ci stanno le scadenze da rispettare. Mauro, ed è giusto anche fare un po' di chiarezza. Si sente dire il 30 giugno Tesoro consegnerà le chiavi al sindaco. Questa è una cosa inesistente. Un'affermazione tanto così. Tanto perché non è possibile, adesso siamo una società per azioni. Una volta quando c'erano i commissari, il commissario che non era gradito dalla piazza, non era gradito, che voleva dimettersi per motivi suoi personali, eccetera, andava e consegnava le chiavi al sindaco, il quale poi generalmente nominava l'assessore allo sport o nominava un cittadino qualsiasi di Lecce, tifoso del Lecce, e lo nominava presidente della società. Allora era possibile, ma dal 75 in poi, con la nascita della società per azioni, adesso si può andare solo al fallimento della società, con la vendita poi successivamente, come si fa con un appartamento, con una villa. Perciò non ci potrà essere questa consegna al sindaco, ci dovrà essere un fallimento e poi con tutte le conseguenze del seguito, cioè vedremo un po' quello che succederà. E certo una situazione chiara, ma siccome si è parlato e si parla è stato detto questo, il fatto stesso che si dica significa che chi lo dice o chi lo ha detto non è che ne capisca molto, perché noi sappiamo che non puoi dire lascio la squadra in mano al sindaco, allora il discorso è un altro. Ma poi devi rispondere, si stabilisca. Bene, è inutile farci il sangue amaro, come si dice, il fegato. No, speriamo soltanto in un futuro migliore.
Sappiamo pure che all'iscrizione quest'anno si risparmiano 100.000 euro perché è passata da 500.000 a 400.000. Sappiamo pure che la rosa della squadra non può superare i 24, di cui un terzo, cioè 8, debbono essere under. Ed è strano che sia la Lega ad imporre una... La Lega ha imposto quando questo. Dovrebbero essere le società per avere creare diritto rose di 30-40 giocatori. Cosa che quest'anno il Lecce ha schierato 31 giocatori non in potrà campionato. Farlo più. Non quindi, potrà farlo più. Nuova gestione, come dice Mauro. Tu che cosa auguri? Io mi auguro semplicemente che ci sia un cambiamento nella dirigenza della società, che queste cordate che vengono definite possibili prendano corpo e che magari a chi assumerà il comando di questa società consiglierei sempre di fare riferimento a un allenatore che abbia carisma, che abbia la capacità di mettere insieme questi giocatori, perché giocare sanno giocare ma non le sanno far sapere benissimo. Giocare bene. Detto questo, noi ringraziamo i nostri amici che ci hanno seguito. Come no, come no. Ci scusiamo se qualche volta siamo stati un po' aggressivi o se qualche volta si è ecceduto e nel parlare e nel... Ma non credo, ma non credo, non credo. Diciamo che la nostra anagrafe ci consente di scare. Non abbiamo mai parlato a vanvera sotto questo aspetto, ma abbiamo sempre soppesato le parole. Il nostro e soprattutto contributo, nell'interesse del Lecce, pensiamo fatto. Di averlo dato. Salutiamo tutti, un saluto particolare e affettuoso al nostro amico fratello di Mauro che, sì, quindi, che è stata una piacevole che prima, novità che ha dovuto sopportarlo prima di noi però per poco ha detto perché ce lo ha spedito, poi spedito in giro per l'Italia 18 anni ha cominciato il giro per l'Italia ecco, e quindi ringraziamo il nostro cameraman che è stato così paziente e il ciao nostro, grazie e il nostro il bar che ci ha ospitato, il bar. Ma diciamo pure che il nostro cameraman è stato il centravanti della squadra della mia scuola. Hai visto? Facciamo le corna e speriamo di sì. Arrivederci e buone vacanze. Salutiamo i signori che forza ci hanno Lecce. Ospitato. Ciao Simone, ciao Laura, ciao a tutti, ciao ragazzi.